Buongiorno, anche se dire buongiorno di questi tempi potrebbe sembrare una presa in giro. Dobbiamo stare in casa e quando uno sta in casa ha tanto tempo per leggere o per fare altro. Io stando in casa mi sono messo a scartabellare un po' dentro la mia libreria e siccome sono una persona vanitosa e anche piuttosto autoreferenziale, ho deciso di raccontarvi un po' cosa ho trovato nella mia libreria. Dobbiamo stare in casa, si diceva. Ma dobbiamo trovare comunque un modo per far passare il tempo e per far funzionare il cervello. Più o meno nella stessa situazione, quasi 50 anni fa, si è trovato un signore inglese che aveva prenotato le vacanze in Galles, 4 settimane di vacanze per la precisione, in un cottage situato fra una località che si chiama Carnfarneon ed un'altra che non provo nemmeno a pronunciare perché contiene più consonanti che lettere. E in questa località, essendo in Galles ed essendo estate, piove per 4 settimane di fila. Il signore si rompe i coglioni. E che cosa fa? Gli viene voglia di ammazzare qualcuno. Non di ammazzare qualcuno sul serio, perché non si va in vacanza con la suocera, che è la prima vittima designata. Quasi nessuno va in vacanza con la suocera. Chi lo fa ha un mio abbraccio di stima e di assoluto rispetto. No, gli viene in mente di ammazzare qualcuno su carta, di scrivere un giallo. E qual è la prima cosa che bisogna fare per scrivere un giallo? Bisogna pensare a un bell'investigatore e dargli, se possibile, un nome e un cognome. Il nostro scrittore dilettante si chiama Norman Colin Dexter. È un classicista dell'Università di Oxford ed è appassionato di enigmistica. Ed è un grande enigmista. Talvolta i suoi cruciverba vengono ospitati sulle riviste specializzate anche sul Times, ma non è il miglior enigmista del Times, perché il più grande, quello irraggiungibile, si chiama Jeremy Morse. E Colin Dexter, questo è il nome con cui deciderà di firmarsi, decide di chiamare il proprio ispettore proprio Morse, un po' come se in Italia chiamassimo il nostro ispettore Bartezzaghi. E con il cognome siamo a posto. Morse, semplice, secco, facile da ricordare, talmente facile da ricordare che il nostro ispettore usa solo quello. Quando si presenta, infatti, l'ispettore Morse si presenta come Morse, laconicamente. Non ha nessuna intenzione di svelare il proprio nome di battesimo. È solo, infatti, nel penultimo capitolo della saga che veniamo a sapere come è stato battezzato l'ispettore Morse. Nella morte mia vicina, infatti, Morse scrive una cartolina al suo collega, il fidato e angariatissimo sergente Lewis. E la cartolina recita così: per un illetterato come lei, Lewis, come pure per uno studioso di antichità classica come me, questa città con le sue terme e i suoi templi non può che essere considerata una tra le più belle d'Europa. Prima o poi deve portarci la sua signora. Indivor Mors. Indivor. Esattamente così. Si chiama come una nave da battaglia della Marina di Sua Maestà, perché ci viene spiegato che il padre e la madre erano ferventi religiosi di tradizione quacchera e la madre aveva una notevole ammirazione per i nomi altisonanti, quindi Indivor. Ma perché invece Colin Dexter, che è l'autentico genitore di Indivor Morse, ha deciso di dargli questo nome assurdo? Beh, la realtà è un pochino diversa. Colin Dexter amava passeggiare lungo le rive del Tamigi, particolarmente vicino alla tratta dove c'era il 22esimo Sea Scout Group dell'Università di Oxford, una rimessa per rematori. Beh, quella rimessa per rematori aveva una scritta molto grossa sopra, c'era scritto B.S. Indivor. E questa scritta Indivor, Colin Dexter la vedeva tutti i giorni durante la sua passeggiatina pomeridiana. Luogo, nome, capita spesso. Anche Jane Marple, l'anziana zitella rompicoglioni che porta veramente sfiga,
creatura di Agatha Christie, si chiama Marple proprio dal nome di una stazione dei treni in Inghilterra lungo la quale Agatha Christie ebbe a passare qualche decina di minuti inopinati mentre le riparavano il treno. E mentre era lì incomincio a pensare: Marple, che bel nome per un personaggio letterario. La cartolina che abbiamo appena letto ci dice molto sull'ispettore Indivor Morse, particolarmente sul fatto che ha un bel carattere di merda. L'ispettore è irascibile, è scontroso, è scostante, detesta la mancanza di cultura e detesta gli errori di ortografia e di punteggiatura, cosa che il sergente Lewis invece compie in abbondanza. Ama invece molte cose, tipicamente inglesi, la birra, la real ale in particolare, il whisky, la propria automobile, una Jaguar, ma all'inizio era una Lancia, viene convertito dopo a una britannicissima Jaguar, e soprattutto la musica classica con particolare predilezione per un determinato autore. Nonostante il suo carattere spigoloso, l'ispettore Morse è un grandissimo investigatore. È dotato di una memoria eccezionale e di un intuito, diciamo, fecondo, perché le false piste che l'ispettore Morse sono circa dalle 3 alle 5 per giallo. Ci incasina talmente tanto la testa che quando alla fine arriva la soluzione, ci rendiamo conto che avremmo potuto arrivarci anche da soli se non fosse che l'ispettore Morse ci ha incasinato le cose. Ma detto questo, è proprio per questa ragione che i gialli di Morse sono godibilissimi da leggere. Il mio preferito, beh, senza dubbio, è Il mondo silenzioso di Nicholas Quinn, che parla di una storia ambientata ai margini della sordità, malattia della quale lo stesso Norman Colin Dexter soffriva, era praticamente completamente sordo. Ma sono molti altri i gialli con protagonista l'ispettore Morse che vale la pena di leggere. Bellissimo, anche se molto triste, il gioiello che era nostro. Per niente triste, invece, per l'ambientazione, niente vacanze per l'ispettore Morse, che mi sembra anche particolarmente adeguato alla situazione. Spettacolare Il segreto della Camera 3. Spettacolare anche per un altro motivo. Uno dei motivi, una delle ragioni per cui è bello leggere i libri di Colin Dexter sono gli esergo. Sono le piccole frasi all'inizio di ogni capitolo con il quale Colin Dexter ci anticipa quello che succederà nel capitolo in questione. A volte sono frasi brevissime e lapidarie, persino tra i popoli più civili. Si possono a volte ancora rinvenire tracce di un istinto monogamico. Bertrand Russell. È chiaro che nel capitolo in questione si parlerà di un mancato affare di corna. Alle volte sono epigrammi fulminanti, altre volte sono citazioni meravigliose come questa di Ogden Nash: La neve è fantastica mentre nevica. È come un'ubriacatura, perché è piacevole mentre arriva, ma molto sgradevole mentre va via. È invece molto, molto gradevole leggere uno qualsiasi dei libri scritti da Norman Colin Dexter, che non posso fare altro che consigliarvi per passare un po' di tempo, del tempo che ancora ci aspetta restando a casa. Buona giornata.